Uno dei temi che trattiamo oggi è come la contrattazione può essere un antidoto alle violenze e alle molestie nei luoghi di lavoro. Perché ci occupiamo di questo tema? Intanto perché siamo la CGIL, quindi un'organizzazione confederale che pensa che il benessere e la dignità delle persone, anche nei luoghi di lavoro, avviene non solo per le condizioni contrattuali, salariali, per le norme che regolano appunto l'organizzazione e gli orari di lavoro, ma anche perché pensiamo che le persone con la loro dignità debbano poter sviluppare appieno la propria identità anche mentre svolgono la loro professione in qualsiasi posto di lavoro. Noi siamo la Filtem, su questo tema ci stiamo cimentando molto nella contrattazione dei contratti collettivi nazionali. Abbiamo fatto una ricognizione e in ogni contratto collettivo nazionale dei nostri 21 ad oggi abbiamo inserito dei riferimenti, degli articoli specifici che pongono non solo dei principi per prevenire, per lavorare congiuntamente tra aziende e organizzazioni sindacali su questi temi, ma anche per mettere nero su bianco quali sono le azioni che insieme possiamo, anzi direi dobbiamo fare per far sì che il benessere della persona, anche quando è una lavoratrice o un lavoratore, si possa esprimere al meglio. Stiamo facendo un grosso lavoro anche nella contrattazione di secondo livello, di gruppo delle singole aziende, instaurando, inserendo dei codici di condotta specifici, facendo formazione e provando a dare condizioni di miglior favore che prevengano le discriminazioni, il trattamento differenziato tra uomini e donne, ma rispetto anche a tutti i fattori possibili di discriminazione. E ricordo a tutti che, ad esempio, l'articolo 28 del decreto legislativo 81 del 2008, quindi il testo unico sulla salute e sicurezza, il legislatore impone alle aziende, impone al datore di lavoro che ha una responsabilità anche penale su questi temi, cioè di far sì che le persone che lavorino per lui possano essere messe nelle condizioni migliori e di dignità, di, ad esempio, quando stilano il documento di valutazione dei rischi, il cosiddetto DVR, di tenere conto di alcuni fattori che possono creare diseguaglianza anche su questi temi, quindi il genere, quindi l'età e quindi la provenienza geografica. Non abbiamo solo, diciamo, un approccio che guarda alla salute e sicurezza, che è un tema importante per cui stiamo formando i nostri RSU, i nostri RLS, c'è una responsabilità chiaramente anche dei preposti, ma abbiamo il codice delle pari opportunità che obbliga a intervenire su questi temi nella contrattazione a qualsiasi livello. E abbiamo anche delle norme che possono sembrare avulse da questo ragionamento, quindi come preveniamo e gestiamo un fenomeno che ormai è diventato strutturale oltre che drammatico, cioè quello della violenza in ambito domestico, quindi la Convenzione di Istanbul che è stata recepita con la legge 77 nel 2013 anche nel nostro paese. Perché ci occupiamo anche di questo? Perché c'è una correlazione nella vita di tutti noi e di tutte noi tra quali sono le nostre condizioni in ambito domestico e quali sono le nostre condizioni in ambito lavorativo, perché chiaramente se mio malgrado subisco violenze in ambito domestico e il giudice stabilisce che per la mia incolumità e magari per l'incolumità dei miei figli io devo essere messa in un regime di protezione con un cambio di abitazione, eccetera, io devo far sì che questa violenza che io sto subendo in ambito domestico non mi precluda o non mi costringa magari a lasciare il lavoro o avere condizioni molto gravi in termini di organizzazione del lavoro. Quindi per noi tutto si tiene, stiamo sviluppando dei progetti anche qui sul secondo livello, penso alla Filtem di Milano che sta facendo un progetto specifico insieme ad ActionAid, una campagna di assemblee nei luoghi di lavoro su questo tema e di attività vera e propria. Ecco, noi pensiamo che il tema, il focus che ci demanda anche la direttiva ILO 190, quella, la convenzione dell'International Labour Organization che il nostro paese ha recepito tra i primi paesi con la legge 4 del 21, ci affidi un compito ulteriore: prevenzione, formazione, ma anche un grandissimo lavoro di rete tra noi, organizzazioni sindacali, le associazioni datoriali e tutti gli attori istituzionali del territorio, perché solo prendendo a riferimento che il problema non riguarda solo un pezzo dell'identità delle lavoratrici e dei lavoratori, ma tutta la sfera della propria vita, noi possiamo fare un lavoro efficace, preventivo e restituire dignità e diritti alle lavoratrici e ai lavoratori, sia nel luogo di lavoro che fuori dal luogo di lavoro.